Non ho dubbi. Poi abbiamo Mister Miliardo. Ecco, aspetta, ce lo vuoi presentare un attimo? Non ci abbiamo mai parlato con lui, non lo conosciamo. Allora, Alessandro Del Piero. Adesso che sta terminando il 92, fai un resoconto dell'anno che è finito e cosa ti aspetti per il 93? Ma il Padova, parliamo del Padova, fino ad ora si è comportato abbastanza bene. E speriamo che il 93 sia addirittura meglio e poi si vedrà. E personalmente? Personalmente sono contento di come stanno andando le cose. Sono entrato a far parte di questo gruppo capitanato da questo gruppo di matti e sono contento, speriamo che vada, continui così. Poi una domanda vorrei fare io personale ad Alessandro. Prego. Ma tutte le lettere che ricevi alle tue fans, rispondi a tutte? No. Allora le spedisce Nino. Nino, dobbiamo dire che Nino è il suo procuratore. Sinceramente mi arrivano moltissime lettere di queste tifose, però passano prima da me che sono il suo procuratore e vediamo quello che c'è scritto dentro e poi in un secondo momento gliele faccio leggere. Se sì. No... Ma dopo averle lette rispondete? Ah, dipende, alcune sono indirizzate anche a me senza conoscerti. Sì, senza, no, alla, qualcuna rispondiamo, a quelle più simpatiche, quelle più carine. Però vorrei fare una richiesta alla società Calcio Padova. Aiutate Del Piero a prendere la patente, perché io non ce la faccio più, va bene? Posso aggiungere una cosa io? Prima di prendere la patente è bene che prenda la maturità, eh? Sì, no, adesso a parte gli scherzi, per lui è una... il calcio sì, va bene, però una cosa importantissima è la scuola. Per lui è fondamentale prendere la maturità e poi dopo dedicarsi al calcio. Alessandro, auguri, sei il più giovane di tutti e te li faccio di cuore, d'accordo? Grazie. Finito così. E così poco ci abbiamo. Dai, queste cose.